Oggi visiteremo quattro luoghi caratteristici di Padova: le porte contarine, la tomba di Antenore, il ponte San Lorenzo e la torre del soccorso. Il nostro itinerario comincia dalle porte contarine, che per molti secoli fu un punto cruciale della navigazione veneta. Le porte contarine consentivano il ricongiungimento di due corsi d'acqua. Il naviglio interno, proveniente da sud, che attraversava il centro città, e il piovego, che portava fuori città. Con l'interramento del naviglio interno, questo luogo perse di importanza e alcune costruzioni, come per esempio la Casa del Custode, furono demolite. Nel 1999 il Genio Civile di Padova provvide al restauro di questo importante manufatto. Ora la conca non è più funzionante, rimane però visibile la sua struttura architettonica insieme alla chiesetta di Santa Maria. Tale cappella, detta anche la Madonna dei Barcaroli, fu edificata nel 1723 dalla famiglia Comini. Proseguiamo il nostro itinerario in un luogo altrettanto importante. Nel 1274, per caso, fu trovata un'arca funeraria, contenenti dei resti umani. Il giudice Lovato Lovati, chiamato a dare la sua opinione sull'identità del guerriero, attribuì i resti al principe troiano Antenore, al quale, secondo Tito Livio, si deve la fondazione di Padova. I notabili della città ovviamente decisero di avallare la tesi. Inizialmente la tomba si trovava davanti alla chiesa di San Lorenzo, poi dopo varie traversie fu portata al centro della piazza e nel 1942 gli fu collocata al suo fianco la tomba del Lovati. Quando fu riaperto il sarcofago la prima volta il corpo contenuto, si pensò che appartenesse a un guerriero ungaro del IX secolo. L'ultima ricognizione del 1985 ha stabilito che in realtà i resti appartenevano a un ufficiale romano vissuto attorno al III secolo d.C. Due passi più in là appare questa anonima griglia. Nessuno penserebbe che nasconde un antico manufatto romano. Il ponte di San Lorenzo è l'unico interamente conservato fra gli antichi cinque ponti di Padova romana e fu riscoperto nel 1938, durante i restauri del Palazzo del Bo, e oggi, dopo 2000 anni di distruzioni e inondazioni, se ne possono ancora ammirare i solidi e antichi resti. Il nostro itinerario termina in un altro luogo un po' nascosto, la Torre del Soccorso, conosciuta anche come Torre della Catena, è un baluardo difensivo originariamente formato da due alti muri paralleli, costruito in epoca carrarese fra il XII e il XIII secolo, che, collegata alla cittadella vecchia, permetteva sortite di cavalleria. In epoca medievale dalla torre veniva calata una catena, da qui il nome di Torre della Catena, che, collegata alla parte opposta del canale, sbarrava il traffico fluviale, regolando quindi l'accesso delle imbarcazioni nella città. In seguito la torre in età rinascimentale fu inglobata nella cerchia muraria di Bartolomeo Dalviano. Oggi la torre si trova all'interno di una proprietà privata.